Ecco, parlerò in modo generale delle energie. Queste qui, fra l'altro, le avete già viste perché è apparsa prima. E volevo appunto dire che parlare dell'energia in un certo senso è sia facile che difficile. Ecco, è difficile se si vuole affrontare il problema dal punto di vista, diciamo, filosofico. Cos'è l'energia? Il problema è che appunto l'energia non sappiamo cosa sia. Se lo dice Feynman, dobbiamo crederci. E se uno va a vedere nel dizionario Zingarelli alla voce energia, trova questo. Se volete mettere in imbarazzo una persona, chiedete cos'è l'energia. Tutti pensano di saperlo, ma nessuno saprà darvi una risposta chiara. Sappiamo che senza energia non si può far nulla, che essa si manifesta in forme diverse e che nel trasformarsi la sua quantità si conserva, mentre la sua qualità degrada. Sappiamo che è causa di guerre e che è il vero potere che governa il mondo. Sappiamo che è tutto quello che ci permette di generare un cambiamento anche in ambiti non materiali. Dell'energia sappiamo tutto, ma non sappiamo dire cos'è, se non che è un'entità di natura universale che appare in forme materiali e immateriali e che non si può ridurre a nulla di più elementare. Quindi non sappiamo che cos'è, ma sull'energia appunto sappiamo tante cose. E è facile parlare di energia se uno si limita al campo della propria competenza, naturalmente. Ecco, io parlerò di energia in relazione alla nostra situazione, diciamo, sulla Terra, sul nostro pianeta. Allora forse sarà bene cominciare a parlare della Terra. Sono contento che ci siano degli studenti anche, naturalmente. La Terra per noi è ovviamente una cosa molto importante, questo è sicuro. Allora, partiamo da una frase di Italo Calvino che dice: se vuoi capire bene una cosa importante, prima di tutto devi guardare da lontano, perché allora ti farai un'idea generale, poi ci sarà tempo per trovare le soluzioni ai problemi, per andare nei dettagli, ma bisogna cominciare a guardare da lontano. Quindi io parto con questa foto che magari potrà sembrare che non contenga nulla di interessante, però vedete quel puntino lì, la nostra Terra. Ecco, su questa foto sarebbe bene meditare, noi, ma anche i politici, per esempio, perché dobbiamo capire che siamo tutti qui sopra, tutti bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi, no? E che quindi questa Terra è una specie di astronave, però molto diversa dalle astronavi che vedete in TV o nei film, perché è un'astronave, prima di tutto, che ovviamente non potrà mai atterrare, no? Non potrà mai scaricare rifiuti, non potrà mai caricare. Quindi qui o ci si nasce e ci si muore solo, se no non c'è niente da fare. E non potrà andare a fare rifornimento da nessuna parte. Se qualcosa non funziona, dovremo ripararla da soli, senza neppure scendere. Allora bisogna capire questo concetto e sapere che siamo in una situazione abbastanza delicata. Naturalmente, se andiamo più vicino, la Terra è più grande. Questa è una famosissima fotografia che fa vedere una cosa che noi non possiamo vedere, perché è il sorgere della Terra visto dalla Luna. Emozionante, e anche l'astronauta che fece questa foto rimase molto colpito. Infatti disse: siamo venuti fin quassù per esplorare la Luna e la cosa più importante è che abbiamo scoperto la Terra. Eh sì, perché la Terra, vista da lontano, è qualcosa di molto diverso dall'idea che ne abbiamo camminandoci sopra e vivendoci sopra, facendoci la guerra sopra, magari. Ecco. E quindi gli uomini hanno sempre viaggiato su questa astronave Terra, però non sapevano neanche di viaggiare. Ecco, per migliaia di anni sono stati passeggeri passivi, il pianeta si custodiva da solo. Poi è successo che negli ultimi 50 anni, o se volete anche 100 anni, non ha importanza, è successo che l'uomo ha cominciato a operare moltissimo sulla Terra, perché l'uomo si è trovato ad avere una grande quantità di energia, i combustibili fossili, e poi c'è stato un forte sviluppo della scienza e della tecnologia. Ecco, l'uomo ha operato tanto che gli scienziati dicono che ha cambiato l'epoca. Siamo in un'epoca nuova che chiamano Antropocene, l'epoca dell'uomo, caratterizzata, vedete, dal progresso della scienza e dalla grande disponibilità di energia, che hanno permesso all'uomo di modificare il pianeta. Ecco, Antropocene è una parola ancora poco nota, ma la sentiremo sempre di più. Quando vado nelle scuole dico agli studenti: guardate, questa è la vostra epoca, l'Antropocene.
dovrete cambiarla, vediamo. Dunque, gli scienziati sono preoccupati, infatti basta andare un po' a vedere cosa dicono. Questa scienziata inglese dice: stiamo attenti, non c'è molto tempo per decidere quello che dovremmo fare e quello che non dovremmo fare, perché non possiamo far tutto. C'è chi è ancora più preoccupato, questo famoso scienziato, Leslie Brown, che dice: il mondo è sull'orlo del baratro. E prova a dire in questo libro come fare per evitare il collasso economico e ecologico. Interessante che il Papa nella sua enciclica Laudato Si, enciclica che il Papa naturalmente non ha scritto da solo, si è fatto consigliare da moltissimi scienziati, quindi questa enciclica ha anche un valore scientifico se uno la legge. Beh, il Papa dice esattamente le stesse cose. Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti, sporcizie. Lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solo in catastrofi. Insostenibile, parleremo di sostenibilità, insostenibilità. Anche i filosofi sono preoccupati. Bauman, che ormai è morto, diceva: la scienza e la tecnica hanno fatto vincere all'uomo molte battaglie contro la natura, ma ora rischiano di farci perdere la guerra. La guerra che potremmo perdere è provocare una degradazione irreversibile del pianeta, cioè della nostra casa comune, che è appunto l'unico luogo dove possiamo vivere, no? Evidentemente, se siamo in questa condizione, è successo qualcosa, abbiamo sbagliato, non so cosa, non abbiamo capito bene come si deve vivere sulla Terra, su questa astronave appunto, che poi è l'unico luogo dove possiamo vivere. Allora cerchiamo di capire cos'è che non va. Allora partiamo, cos'è che non va o cos'è di nuovo, di cui non ci siamo ancora accorti. Partiamo dalla popolazione e naturalmente oggigiorno sappiamo che siamo molti, 7 miliardi e 6, diventeremo 8 miliardi. Attualmente l'aumento è 75 milioni all'anno. Per avere un'idea, 75 milioni è la popolazione della Germania. Quindi è come avessimo una Germania in più ogni anno sulla Terra. Qualcuno dirà che ce ne basta una e ha ragione, però come vuol dire di grandezza è così. Allora dice: ma come 75 milioni all'anno? Ma dove nascono questi bambini che in Italia ci lamentiamo sempre che non nascono più bambini? Appunto. In Italia nasce un bambino circa ogni 2 minuti, circa, ma nel frattempo ogni minuto nascono 57 africani, 32 cinesi e 29 indiani, da cui appunto i bambini, ma anche gli studenti. E bisogna capire, a un certo punto, qui la popolazione si sposta verso un'altra parte del mondo che non è il nostro, quindi ci sarà il problema anche delle lingue, del cinese, del kiswahili, che so io. E c'è il problema dell'Africa. L'Africa, non so se avete idea di quanto grande è l'Africa. Io non l'avevo finché non ho visto questa fotografia che era su National Geographic. Allora, dentro l'Africa ci sta tutta la Cina, tutti gli Stati Uniti, tutta l'India, l'Europa occidentale, parte dell'Europa orientale, il Giappone, e ci rimane ancora un po' di posto. Quindi l'Africa è molto grande. E pensate, come popolazione, che la Nigeria nel 2050 avrà 400 milioni di abitanti, più degli Stati Uniti. Allora è chiaro che questo è un problema, da tanti punti di vista non è che ho le soluzioni, passo a vedere altri problemi e è quello di vivere, sulla Terra dobbiamo vivere, per vivere cosa ci vuole? Delle risorse. Vediamo le risorse che abbiamo disponibili. Allora abbiamo per fortuna una risorsa che viene da fuori, che è la luce del sole, e quella naturalmente che ha fatto sorgere la vita sulla Terra e quella che speriamo sistemerà tutte le cose, ma tutte le altre risorse dobbiamo andare a scavare appunto sulla Terra. Ecco. E siccome la Terra ha dimensioni finite, cioè quella che è grande così, non è grande a piacere, no, è così. Allora se ha dimensioni finite, evidentemente anche le risorse sono limitate. Questa qui dice sempre una cosa che capisce anche un bambino degli elementari, però evidentemente c'è gente che non lo vuole capire. Per esempio ho trovato appunto loro che il Papa dice l'idea di una crescita infinita,
sto PIL che deve sempre crescere, che tanto entusiasma gli economisti, è basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse. È un falso presupposto. Noi scaviamo nella terra, scava, nel 90 tiravamo su 50 miliardi di roba, adesso siamo andati a 70 miliardi, qualcuno ha fatto i conti, ha diviso i 70 miliardi per i giorni dell'anno e per le persone che ci sono sulla terra, allora salta fuori che ciascuno di noi, io, tu, in media consuma 27 kg di roba al giorno, siccome siamo tanti, no? Bene, da cui uno ha fatto una vignetta che naturalmente ha un suo significato, scava, poi vedremo, no? Oggi ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile, ignorando la realtà, cioè che a un certo punto non ce n'è più. Allora, collegato al problema delle risorse, naturalmente c'è l'altro problema, perché ogni volta che uso una risorsa, per forza di cose, genero un rifiuto. Non so, brucio la benzina, che è una risorsa, genero CO2 e così via. Allora vediamo il problema dei rifiuti. Quindi, siccome la Terra appunto è quella che è a dimensioni finite, allora anche lo spazio disponibile per ricollocare i rifiuti è limitato. Questo qui è indubbio che sia così. Eppure l'uomo pensa di essere di fronte a una natura che può essere sfruttata senza problemi, perché gli effetti negativi dello sfruttamento possono essere eliminati, mica vero. I rifiuti posso mica buttarli in un non luogo che appunto non c'è. Li butto nell'aria o sulla terra o nel mare, quindi me li ritrovo sempre. Per capire bene questa questione risorse e rifiuti, guardiamo la risorsa più importante per l'uomo, che è l'energia. Guardiamo in questo grafico schematicamente come è andato il consumo di energia man mano che passavano, vedete, gli anni, che passavano i millenni. Sono andato al 3000 avanti Cristo, addirittura 3000 avanti Cristo c'era poca gente sulla terra, era messa così, bruciava qualche pezzo di legno per vari motivi. Poi cos'è successo man mano che passavano gli anni, i decenni, i secoli, i millenni? Cos'è successo? Niente, abbiamo continuato a bruciare del legno. Fino a quando? Beh, circa 400 anni fa, più o meno, poi lo bruciamo ancora, insomma. E poi dopo è successo che a un certo punto, specialmente in Europa, le foreste cominciavano a scarseggiare e quindi c'era poco legno, perché con il legno poi si fanno anche le navi, le case, eccetera. Per cui qualcuno si ricordava, aveva visto che c'era una cosa poco bella e poco simpatica, però più energetica del legno, il carbone, allora si è cominciato a usare il carbone ed è partita la rivoluzione industriale. Vedete, fino a poco tempo fa non è che si consumasse tanto, 100 anni fa. Poi abbiamo scoperto il petrolio, poi il metano e adesso siamo lì su, vedete. Che questi numerini forse bisogna tenerli un po' così a mente delle volte. In un anno, nel 2018, abbiamo consumato ogni secondo vuol dire ogni volta che facciamo così, ecco, noi consumiamo 200 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio e 105.000 metri cubi di gas ogni volta che facciamo così. Allora si capisce che si consumano un sacco di risorse. E naturalmente si producono un sacco di rifiuti, perché bruciando i combustibili fossili viene fuori la CO2 e di CO2 ne emettiamo in atmosfera 1000 tonnellate al secondo. Allora si capisce che qui non siamo più a 50 anni fa, abbiamo molto meno risorse, molto più rifiuti nel campo dell'energia, ma questo è vero dappertutto. Quindi il mondo è effettivamente cambiato, il mondo non è più quello di 50 anni fa anche. E per convincerci, questo scienziato americano ha scritto questo libro, il titolo in prima approssimazione può dire vivere in un paese più, in un pianeta più ostile, perché è più difficile vivere sulla Terra, però chi sa un po' di inglese, cioè tutti, avrete già visto che c'è un errore. Terra non si scrive con due A, ma con una solo. Allora, questo scienziato americano è così sciocco che scrive un libro e sbaglia persino la copertina. No, l'ha fatta apposta per dire la Terra non è più quella di prima.
La Terra è cambiata e bisogna anche che cambiamo quindi il nostro modo di pensare. Invece le teorie economiche correnti sono ancora basate su vecchi modelli, che c'è una quantità di risorse finché vogliamo, i rifiuti non devono preoccupare. Ecco, e invece è proprio così. Allora, per esempio, non so, diamo un'occhiata all'impronta ecologica, che è un parametro a cui si fa riferimento spesso per discutere questo problema di rifiuti e risorse. Allora, è una cosa molto semplice, ciascuno di noi, stando sulla Terra, usa risorse, consuma rifiuti, quindi è come se avesse un'impronta sulla Terra, deve tirare fuori da quella parte di Terra quello che gli serve. Ecco, e naturalmente quello che noi consumiamo viene fornito da quella che è la biocapacità della Terra. Ogni anno la Terra rinnova, non so, gli alberi della foresta, i pesci del mare, il grano, eccetera. E la biocapacità corrisponde a questo, che se si fanno un po' di conti, sono approssimati, ma sono per avere un'idea, che ogni persona gli tocca 1,8 questi GA, che sarebbero global ettari globali, ma non devi preoccuparti, è un modo di misurare. Qui tocca 1,8 ogni persona in media, tocca di quello che c'è, di quello che va dalla Terra. Eppure l'impronta ecologica media è 2,6, più alto. Cosa vuol dire? Vuol dire che consumiamo di più di quello che ogni anno la Terra ci può dare. Quindi intacchiamo il capitale. Naturalmente ogni volta che c'è una media ci sarà chi è sopra e chi è sotto la media. Allora andiamo a vedere adesso l'impronta ecologica dei cittadini di alcune nazioni. Stati Uniti 7,3, che è molto più della media, che è 2,6, ma anche l'Italia, vedete. Quindi da questa piccola tabellina saltano fuori due concetti importanti. Il primo è che c'è una insostenibilità ecologica globale, cioè consumiamo troppo in tutti in media. L'altro è che ci sono delle enormi disuguaglianze, enormi. Disuguaglianza è un problema molto delicato. La disuguaglianza, quando c'è disuguaglianza non ci può essere pace sociale, perché c'è che naturalmente chi sta in alto non vuole scendere, chi sta in basso non riesce a salire. Allora così dedico un paio di minuti a questo problema, che è fondamentale per la politica, ridurre le disuguaglianze, politica mondiale ma anche politica nazionale. Allora facciamo un confronto fra tre grandi nazioni, Stati Uniti, Cina e India, grandi per vari motivi che adesso non sto a elencare, però notate appunto che la Cina e l'India hanno 1 miliardo e rotti di abitanti, Stati Uniti solo 300 milioni. L'India supererà presto la Cina perché si sviluppa di più demograficamente. Allora vediamo per esempio quante automobili hanno ogni 1.000 abitanti in questi paesi. Allora, Stati Uniti ne hanno 840, quasi una testa. Sapete quante ne abbiamo in Italia, presa poco? Lo saprete, 650. Qui in Emilia Romagna di più, perché noi siamo molto motorizzati, no? Quindi, ma in Cina ne hanno 128, in India 20. Allora, sarà possibile dare un'automobile a tutti questi miliardi, e non ci sono gli africani, di persone, sarà possibile? Non sarà possibile. Non ci saranno materiali, non ci saranno combustibili, non ci saranno neanche parcheggi, qualcuno potrebbe dire. Ma insomma, passiamo a un altro dato importante, la carne. Perché ho preso la carne? Perché è un alimento di lusso la carne. Allora se andiamo a vedere quanto consuma di carne ogni americano, 125 kg, noi credo che siamo sui 70, però non sono sicuro. In Cina 57. Quando ero piccolo mi dicevano che i cinesi mangiavano il riso, che è vero. Poi sono stancati, adesso mangiano i polli, i maiali e fanno dei grandi disastri anche ecologici con enormi. Allora, l'India mangiano 4 anche per altri motivi, loro religiosi. Fatto sta, insomma, che questi dati mostrano ancora una volta che c'è una insostenibilità ecologica. Non potremo portare tutti gli abitanti della Terra a mangiare 125 kg di carne, perché se è la carne ci vuole una vasta estensione. Poi dopo ci sono enormi disuguaglianze. Quando vado vado nelle scuole, sono contento che ci siano degli studenti qui, dico agli studenti, e so benissimo, quelli dei superiori in particolare, che molti di voi magari pensano di andare negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti si fa presto a fare i soldi, che è anche vero, infatti
Ho trovato ad esempio, ma ce ne sono altri. Questo signore guadagna $1 milione al giorno, che sarebbero $12 al secondo. Un problema se dovesse riscuoterli. Vabbè. E dico, vedete, sì, ma c'è altra gente così ricca negli Stati Uniti, però forse non sapete che 46 milioni di americani, che poi è il 15%, vivono coi buoni pasto. Cioè l'amministrazione gli dà un francobollo, vanno a mangiare, quel giorno hanno finito. Allora si capisce che c'è una fortissima disuguaglianza e qualcuno dirà, ma gli americani sono sempre speciali, in Italia andrà meglio. Vediamo. Trovo un altro giornale che è questo, 10 peperoni valgono 500.000 operai. Secondo le ultime notizie, in Italia il 5% più ricco ha più soldi del 90% più povero. Allora, evidentemente, ecco, nell'encirca dice ci dovrebbero indignare le enormi disuguaglianze che esistono fra noi. Ma mi sembra che non siamo mica tanti indignati, no? Anche quando vado nelle scuole dico se fossimo indignati dovremmo smettere di fare lezioni e andare in piazza a protestare contro qualcuno, magari non sappiamo neanche contro chi, però bisognerebbe farlo. Quindi c'è questa insostenibilità sociale. E pensare che chi studia il problema dell'insostenibilità ci dice questo, guardate, che le disuguaglianze, man mano che aumentano le disuguaglianze, qui non si arriva di paesi, aumentano le disuguaglianze, aumentano i sintomi di malessere, diminuiscono i sintomi di benessere. Quindi se c'è più uguaglianza, stanno meglio anche i ricchi, si potrebbe fare degli esempi. Passo al mondo, un esempio globale. Trovo un giornale che dice 3 uomini ricchi come l'Africa. E quella è la vignetta che ho trovato su un altro giornale. Dice, ma come 3 uomini ricchi come l'Africa? Che poco fa ci ha detto che l'Africa, dentro tiene tutta la Cina e tutti gli Stati Uniti. Sì, così. Allora, quando vado nelle scuole, provo a dire qualcosa su un argomento un po' scottante. Dico, questa naturalmente è la mappa che c'è in tutte le scuole. Adesso faccio vedere qui sotto una mappa che forse non avete mai visto, dove ogni paese compare tanto più grande e anche tanto più colorato, non quanto più è ricco. C'è la mappa della ricchezza, in poche parole. Che è questa? Si vede che è molto diversa dall'altra, no? Nessuno si meraviglia che negli Stati Uniti, che sono grandi, gli Stati Uniti è molto colorati, perché sono ricchi e grandi. L'Europa è piccola, ma è ricca. Il Giappone neanche si vedeva, ma è ricco. Dice, ma l'Africa? Dovete finire l'Africa? Qui? Ah, nell'Africa c'è una sola nazione ricca, che è il Sudafrica. E gli altri sono quei 46 paesi che tutti assieme danno i soldi di quelle 3 persone. Allora capite, dico agli studenti, se voi foste qui, dove c'è povertà, avanza il deserto per la questione climatica, ci sono sempre guerre fatte anche con le nostre armi, perché forniamo anche armi noi, fra l'altro. Ci sono a capo dei vari paesi delle persone messe lì un po' per caso, un po' per altri motivi. Dico voi cosa fareste se foste qui? E dice, vorremmo cambiare scompartimento. Certo. E quindi farebbero anche loro così, finirebbero come sappiamo, adesso ognuno pensi come vuole, ognuno magari faccia se vuole un esame di coscienza, e fatto sta che questa è la situazione. E adesso passiamo all'energia, perché ho detto anche prima che l'energia è la risorsa più importante, qualcuno potrebbe dire, ma no, il cibo, la casa, i trasporti, no. Se voi ci pensate bene, l'energia, perché senza energia non si può fare nulla, assolutamente nulla. Allora, abbiamo visto prima che questa è la situazione, no? Consumiamo quantità enormi di energia, produciamo quantità enormi di anidride carbonica e dobbiamo anche dire, noi siamo qua su, dobbiamo anche dire che naturalmente i combustibili fossili hanno cambiato la vita, no? In bene, in bene. Non so, io sono abbastanza vecchio da ricordare che così si faceva tagliare il grano, adesso si fa così. Allora mi sono posto il problema, andiamo a vedere dal punto di vista energetico. C'erano i braccianti una volta, ogni bracciante genera in media 0,5 kWh. Poi prendo
un barile di petrolio fornisce 1700 kWh. Faccio la divisione e trovo che un barile di petrolio equivale a 3400 ore lavorative di un bracciante, o se volete a 425 giornate lavorative. Ecco, i combustibili fossili ci hanno regalato tutta questa energia, ci hanno regalato, possiamo dire, che i combustibili fossili sono entrati nel mondo del lavoro degli schiavi artificiali, questi schiavi energetici fossili, che lavorano per noi, creano il benessere, sono molto numerosi, costano poco, non pretendono nulla, non mangiano, non pongono problemi sindacali e sono sempre disponibili i combustibili fossili. Dice, ma allora sarete pur contenti? Sì, però vediamo. Fra l'altro, con i combustibili fossili sono scomparsi i braccianti, tranne che adesso quelli che rimettiamo per raccogliere i pomodori, ma insomma. E sono scomparse anche le lavandaie, no? Una volta si lavava così, e poi dopo cosa è successo? Che col carbone abbiamo fatto l'elettricità, con l'elettricità abbiamo mandato degli schiavi energetici dentro la lavatrice, che la lavatrice ci fa in poco tempo il lavoro di 15 persone. Allora, se poi voglio parlare di automobili, se non ci fossero stati combustibili fossili non avremmo avuto forse queste automobili, perché dovete pensare che se dovessi far andare un'automobile con energia umana ci vorrebbero 1600 persone che pedalano davanti a noi. Se poi voglio far alzare un aeroplano, sempre con energia umana, dovrebbero pedalare 2 milioni di persone. Cioè, cosa incredibile, no? Quindi i combustibili fossili ci hanno fatto fare tutte queste belle cose. Ecco, però ci accorgiamo adesso molto dei difetti. E i difetti sono che quando li usiamo, questi schiavi energetici fossili, muoiono. Una volta usati non ci sono più. E dobbiamo sostituirli con altro. La benzina finisce, quando è finita devo andare al distributore. Gli schiavi energetici fossili per ora sono ancora abbondanti sul mercato. E ce ne sono ancora molti nascosti nel sottosuolo. Ma non ne escono mai dei nuovi, ci sono quelli che ci sono nella Terra, non è che ne possiamo fare dei nuovi. I combustibili fossili quindi sono una risorsa non rinnovabile, che vuol dire appunto che quando io trovo un pozzo di petrolio, lo scopro, posso tirare fuori di più, poi di meno e finisce. Questo vale per il petrolio, miniere di carbone, pozzi di metano. Altro problema. Col loro ultimo respiro, gli schiavi degli esercizi fossili inquinano l'aria. I combustibili fossili, infatti, svolgendo il loro compito, cioè bruciando, generano sostanze pericolose per la salute. E infatti lo sappiamo. Questa è una mappa fatta da satellite, ci dice che ci sono varie zone inquinate in Europa. Una è la nostra, perché nella pianura padana abbiamo molte automobili, molte industrie, scaldiamo le case e non tira mai il vento. E quindi dovete sapere che chi è in questa zona qui, cioè noi, statisticamente perde da 1 a 3 anni di vita. Vabbè, basta saperlo. Poi in Italia muoiono prematuramente 90.000 persone. Ma c'è un'ultima questione ancora più grave, perché sempre morendo, cioè quando li brucio, questi schiavi energetici fossili generano la CO2. La CO2 è molto popolare, no, in questo periodo, che è un gas serra responsabile dei cambiamenti climatici. Nel 2017 ne abbiamo messe 30 miliardi di tonnellate. Ecco, perché appunto quando io brucio i combustibili fossili e genero questa CO2, la quale non è velenosa, non è colorata, cioè, che difetti ha? È al difetto che si mette attorno alla Terra, fa una specie di copertina attorno alla Terra, per cui entra l'energia del Sole, ma non esce tutta, quindi la Terra si scalda, e quindi avvengono che i cambiamenti climatici, quindi piove troppo, piove poco, ci sono già i migranti climatici, ci sono i laghi e i ghiacciai che si sciolgono, e questo sarebbe niente finché sulle Dolomiti che si sciolgono anche i ghiacci polari, per cui aumenta il livello del mare. Insomma, questo è veramente un problema molto grave, quello dei cambiamenti climatici. È talmente grave che è stato convocato a Parigi sotto l'egida dell'ONU un congresso nel 2015,
Come vedete, c'erano i delegati di 195 nazioni, cioè di tutte le nazioni del mondo, e miracolosamente 195 nazioni si sono trovate d'accordo, quando di solito fatica a mettere d'accordo due, d'accordo su un principio, il principio è che appunto il cambiamento climatico è il problema più importante per l'umanità. Allora bisognerà fare in modo di risolvere questo problema, che vuol dire? Vuol dire smettere di usare i combustibili fossili entro il 2050. Dice, ma allora bisogna sviluppare delle altre energie, energie rinnovabili. Naturalmente questa idea di smettere di usare i combustibili fossili non va bene a chi li produce, li trova, li vende, eccetera. Infatti, secondo Shell, ecco, vedete, qui noi siamo qui, consumiamo tanto petrolio, tanto metano e tanto carbone. Secondo loro basta che si faccia così nel 2050. In realtà quello che ci chiedono gli scienziati è far così, che è una bella differenza. Allora, Leni è una di queste, anzi è una fra le più attive a cercare ancora petrolio e metano, siccome sono bravi lo trovano anche, solo che si sa che il petrolio e il metano che abbiamo come riserva al mondo, come riserve già trovate, è già troppo rispetto a quello che potremmo usare. Quindi non so perché ne cerchino ancora. Evidentemente, anziché far così, pensano di far così. Gli scienziati allora, anche nel dicembre scorso, vedete, ultima chiamata per la Terra. Volete salvare o no il pianeta? Gli scienziati dicono. E poi naturalmente ci dicono che siamo fuori rotta, cioè non è che stiamo facendo molto in questo senso. Allora ci dicono attenti perché se andiamo avanti così poi si va a finire delle cose di questo genere. Allora si capisce che c'è questo problema. C'è il problema che siamo quassù ma non potremo aumentare il consumo di combustibili fossili, anzi dovremmo diminuirlo, prima perché sono una risorsa non rinnovabile, quindi fra 30-40 anni in petrolio e metano ce ne sarà ormai quasi niente. Secondo perché ci fanno male alla salute e poi dopo fanno male al clima, quindi dovremmo consumare di meno. Ma consumare di meno, ma come si fa a consumare di meno? Bisognerà piuttosto trovare delle energie alternative. Ecco, questa qui è la verità, no? Che bisogna consumare, abbandonare i combustibili fossili. E beh, qui però appunto non tutti. È una verità di quelle che in americano dicono un inconvenience, cioè che non è che ti piace tanto. E infatti se ci sono le compagnie petrolifere e tutti quelli interessati che convincono la gente, cercano di convincere la gente che non vale la pena. E quindi anziché parlare di questa verità non tanto conveniente, trascinano la gente nella bugia che si può continuare a usare i combustibili fossili, ma gli scienziati dicono di no, mettiamoci d'accordo. Allora, per quanto riguarda le energie alternative, uno dice, ma se io voglio inventarla, un'energia alternativa, come la vorrei? Scusate, come la vorrei? Perché deve essere un'energia che custodisce la casa comune. La vorrei abbondante perché mi serve molta energia. Inesauribile, se no devo cercare un'altra. Ben distribuita, cosa che non è per il petrolio oggi, per cui si fa anche la guerra, eccetera. Non deve essere pericolosa per l'uomo, favorire l'economia, colmare la disuguaglianza e favorire la pace. Qualcuno dice, ma questa roba qui non esiste, quindi butta via sto foglietto, cominciamo a parlare di cose serie. E invece è una cosa seria, perché appunto esiste, è il sole. Oh, ma guarda un po', l'abbiamo sempre avuto, non abbiamo mai capito che poteva aiutarci per l'energia. Allora gli scienziati dicono appunto questo, perché il sole appunto è abbondante, manda sulla Terra 10.000 volte l'energia che ci serve. Il sole andrà avanti per 4,5 miliardi di anni, il sole è dappertutto sul pianeta, non è pericoloso, si favorisce l'economia, dipenderà da noi.
colma le disuguaglianze perché è dappertutto, favorisce la pace perché si spera che non si facciano guerre per energia solare. Gli scienziati dicono allora che siamo in un momento molto importante della storia, paragonabile a quello di quando l'uomo scoprì il fuoco. Quando l'uomo scoprì il fuoco fece un grande progresso. Adesso abbiamo scoperto un altro fuoco, che poi quello che abbiamo sempre... Perché, vedete, nel passato è andata avanti la civiltà bruciando. Abbiamo bruciato di tutto, legno, carbone, petrolio, metano, e adesso ci accorgiamo che non c'è più niente da bruciare, ormai è per di più che ci fanno molto male. Allora il futuro non possiamo andare avanti così. Il futuro, lo sviluppo sarà alimentato da questo nuovo fuoco, che è l'energia solare e le altre forme di energia adesso collegate. Una l'abbiamo sempre usata, quella idroelettrica, da molto tempo. No, il sole fa evaporare l'acqua, poi piove, metto una diga, faccio un lago, nella diga faccio un foro, faccio uscire l'acqua, metto una turbina e va bene. Ma da qualche anno, diciamo da una decina d'anni, forse più, forse meno, si stanno sviluppando nuovi modi per utilizzare l'energia solare. Uno semplice, mettere sul tetto un collettore solare, anche piccolo, si fa scorrere un liquido, si scalda, poi nella casa uno scambiatore di calore, cioè scaldo dell'acqua, e quindi ottengo acqua per usi domestici. molto usato in tutti i paesi, specialmente i più poveri. Noi vediamo che in Austria ci sono 512 metri quadrati ogni 1000 abitanti, in Italia 34. Diciamo, come c'è più sole in Austria? No, è che loro lo usano. Il sole ce n'è più da noi, ma noi non lo usiamo, ci convinceremo. Quindi magari si va al mare e si fa la doccia con l'acqua scaldata da un bombolone di metano, di gas liquido, quando forse si potrebbe fare a meno. Vabbè, questa qui comunque è un'applicazione, diciamo, non dico di nicchia perché è di massa, però relativamente, diciamo, poca quantità di energia. Invece quello che effettivamente è la cosa importante è il fotovoltaico. Intanto il fotovoltaico, vedete, 10 anni fa quasi non c'era, e adesso cresce il fotovoltaico al ritmo del 24% all'anno, che è una cosa grandissima. E il fotovoltaico perché è importante? Perché si può usare dappertutto, basta avere un pannello e io uso fotovoltaico. Quindi si può usare per esempio in Africa, in una capanna, ma lo usa anche l'Apple, che ha coperto tutto il tetto della sua fabbrica con pannelli fotovoltaici con i quali si fa l'energia per mandare avanti la fabbrica. Il fotovoltaico oggi vale 80 reattori nucleari, per avere un'idea. Quindi comincia a essere una cosa che è importante. Ancora più importante quantitativamente è l'eolico, perché l'eolico, adesso vedremo, vale 180 reattori nucleari. L'eolico cresce, è partito prima, cresce di meno, però cresce, e le pale eoliche sono sempre più grandi, perché più si va in su, più grande è la pala, più vento si prende. Ormai siamo arrivati quasi alla Torre Eiffel, quasi. E appunto, come dicevo prima, vale 180 reattori nucleari. Ora, il fotovoltaico e l'eolico generano energia elettrica. E infatti, se vado a vedere, e qui succede che l'idroelettrico, l'eolico e il fotovoltaico genera energia elettrica, e anche con questi sistemi a concentrazione che si possono mettere nei deserti, cioè, genera energia elettrica. Energia elettrica è importantissima perché la usiamo tutti. Cioè, noi in effetti quello che usiamo ogni mattina che ci alziamo, cioè energia elettrica, il calore e combustibili. Qualcuno dice, ma qui mancano i combustibili. Beh, se voglio farne un combustibile, con l'energia elettrica faccio l'elettrolisi, ottengo l'idrogeno. Interessante il fatto che con l'idrogeno, una volta che ce l'ho, posso anche tornare a energia elettrica con le celle combustibili. Quindi l'energia elettrica. Il mondo futuro andrà avanti l'elettricità, non più combustibili. Ecco, e allora... Bisogna accelerare al massimo questa transizione, perché fra l'altro l'energia elettrica ha un grande pregio rispetto ai combustibili, che adesso cerco di mostrare. Cioè, succede che quando io uso i combustibili, cosa che abbiamo fatto fino ad oggi,
No, io scaldo e quindi naturalmente quando faccio l'elettricità in una centrale termoelettrica a carbone, io perdo un sacco di energia come calore. Ecco. E quando faccio andare un motore a scoppio, io perdo un sacco di energia come calore. Invece un domani, quando useremo l'energia elettrica, la genero è già energia elettrica. E poi, naturalmente, posso alimentare con energia elettrica motori elettrici. E fra l'altro, i motori elettrici hanno un'efficienza che è 3-4 volte quella di motori a combustione. Quindi sono tutti i vantaggi del mondo usare energia elettrica. Infatti i trasporti, per esempio, già oggi sappiamo che ovunque è possibile attaccarsi alla rete è elettrico. Poi invece se voglio andare dove voglio io, vabbè, allora bisogna che mi carichi una batteria sopra. Ma anche gli autocarri, anche le navi, anche gli aerei andranno in qualche modo a energia elettrica o con questioni legate come sarebbero l'idrogeno. Bene, quindi siamo proprio all'inizio, diciamo, stiamo già un po' avanti, in questa transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, che vuol dire dal calore all'energia elettrica. Ma c'è qualche altra cosa da cambiare al mondo? Sì, c'è. Per esempio, siamo oggi nella cosiddetta economia lineare, il consumismo, dove si ritiene. Alcuni economisti ritengono che le risorse siano illimitate. Abbiamo già visto che è una bugia, no? Allora io prendo le risorse, faccio quelle cose che mi servono, poi la faccio quello che voglio e alla fine gli oggetti che ho li butto via, perché tanto i rifiuti, no. Intanto non è vero che sono illimitate le risorse, non è vero che c'è posto per i rifiuti dove voglio io. Fra l'altro, questa economia lineare è alimentata dai combustibili fossili che fanno tutto il macello che abbiamo già visto. Allora non si può andare avanti così, sicuro, non si può. Cosa bisogna fare? Bisogna partire da come è fatto il mondo. Come è fatto il mondo? Il mondo è fatto, non è fatto così. Il mondo è fatto che le risorse sono limitate e lo spazio per i rifiuti è limitato. Allora dovremo passare all'economia circolare. Nell'economia circolare si useranno naturalmente le materie prime in quantità più piccole possibili, nel modo più intelligente possibile, per fare delle cose che funzionino bene, e poi queste cose che funzionano bene, a un certo punto, se si rompono, sarà meglio accomodarle, e poi dopo magari smontarle, usarle a pezzi, comunque alla fine raccoglierle e riciclarle per avere nuove materie seconde. E questa economia circolare non la posso far andare avanti con l'energia dei combustibili fossili, perché loro non sono circolari. La benzina, quando l'ho usata, non c'è più. Allora devo far andare avanti questa economia circolare con l'energia rinnovabile. Quindi noi siamo oggi nel mezzo, all'inizio questo, di un'altra transizione. Dall'economia lineare all'economia circolare. E la prima mossa che devo fare, se voglio fare, è che io devo eliminare i combustibili fossili e ottenere energia dalle fonti rinnovabili. Ecco, allora a questo punto uno può dire, ah, va bene, ho capito, quindi fonti rinnovabili sono abbondanti, quindi noi potremo fare tutto quello che vogliamo, consumare tutta l'energia che vogliamo, rinnovabile, no? Non è così. Perché non è così? Perché se uno ci pensa bene, noi abbiamo energie primarie rinnovabili molto abbondanti, di sole ce n'è molto, vento ce n'è molto, abbondanti. Ma se io mi alzo la mattina che c'è il sole sono contento, ma se ho bisogno di energia elettrica, oltre al sole devo avere un pannello fotovoltaico. Quindi, insomma, queste energie primarie rinnovabili abbondanti, io per usarle devo convertirle nelle forme di energia che uso tutti i giorni, l'energia di uso finale. Quindi dalle energie primarie a quelle di uso finale. Ma come faccio a convertire queste in quest'altra? Beh, abbiamo già visto, no? Ci vorranno dei pannelli fotovoltaici, delle pale eoliche, delle dighe, dei fili,
è un sacco di roba. Ah, roba concreta. Dove la prendo? Dove dico la prendo? Dalla terra. Torno in ballo alla terra. La terra è quello che è. Allora io devo andare sulla terra. E sulla terra devo cercare i minerali adatti. Dov'è che non trovo più qua? Vabbè, faccio con quello. Devo cercare i minerali adatti. E poi so che sulla terra, quando in ultimo, ci sono gli elementi, no? Gli elementi. Alcuni li conosciamo, non so, ferro, ossigeno, zolfo, eccetera. Sono gli elementi. Quindi io devo andare sulla terra a prendere i materiali per costruire i congegni, per convertire le energie rinnovabili primarie in quelle di uso finale. Bene. Che problema c'è? C'è un problema che i chimici dicono che, attenzione, non è che questi elementi ce n'è, ci sono quelli che vogliamo noi, ci sono quelli che ci sono. Quindi la tavola periodica, vista in senso quantitativo, è fatta così. Quindi c'è molto idrogeno, molto sodio, molto ferro, molto ossigeno. Dice, ma noi cosa ci serve? Beh, una cosa che si avvierà sempre di più con l'energia elettrica sono le batterie, no? Perché io devo immagazzinare l'energia elettrica in batterie. Ma nelle batterie cosa c'è? Le abbiamo tutte in tasca, no? Nei nostri telefonini ci sono le batterie al litio. Perché proprio il litio, non il piombo? Perché il litio è il metallo più leggero. E se avessimo una batteria al piombo ci sfonderebbero le tasche. Ma dici, sono così piccoli le batterie dei telefonini, grandi come un'unghia, ci sarà abbastanza litio per fare le batterie per i telefonini? Sì, ma se voglio fare le batterie al litio per le automobili, che anche loro dovranno andare al litio, mica piombo, cosa faccio, porto in giro del piombo. Allora, ma di litio quanto ce n'è? Quanto ce n'è di litio? Di litio ce n'è che sfortunatamente è qui, è così vicino al sodio, e purtroppo lui è poco, ma le batterie devo farle al litio, non posso farle al sodio. E poi serve anche il cobalto, che è così vicino al ferro, e però di cobalto ce n'è poco e di ferro ce n'è molto, che non mi serve. Allora si capisce che di questi elementi ci sono di quelli che potremmo dichiarare critici, nel senso che non ce n'è finché voglio io, ci sono quelli che ci sono. Questo vale per il litio, vale per tanti altri elementi, vale in genere per molti di quelli che mi servono per fare le cose. Quindi se sono pochi bisognerà riciclare. Vabbè, qualcuno dirà, intanto la scienza faccia qualcosa, nel senso che si potrà sostituire, forse voi fate anche questo mestiere qui, alcuni elementi con altri abbondanti, bisogna ridurre le quantità di materiali, riprocettare i processi, rendere più efficiente il riciclo, va bene. Allora, nella figura che abbiamo fatto prima, che abbiamo detto passiamo dall'economia lineare all'economia circolare, quindi usiamo le energie rinnovabili, sì, però c'è un limite imposto dai materiali. Allora a questo punto non potremo usare quantità infinite di energia neanche con le rinnovabili. Allora a questo punto uno può dire, vabbè, vado un attimo indietro, dice, noi per adesso consumiamo tutta questa roba, e quello che abbiamo capito è che non possiamo più usare carbone, petrolio e metano, dovremo usare le energie rinnovabili. Bene. Ma siamo sicuri che potremmo generare tanta energia? O meglio, possiamo chiederci, ma ci vuole proprio tutta questa energia per andare avanti al mondo o no? Allora ci poniamo questo problema del consumo di energia. Consumo di energia, vediamo qualche dato. Un cittadino americano in media consuma 12.000 watt di potenza, non so. Un cittadino europeo 6.000, la metà. Ah, disse, guarda un po', gli americani consumano il doppio, saranno doppiamente felici. Beh, si vede subito che non è vero, no? Perché appunto non è legata la felicità o il benessere al consumo di energia sopra certi limiti. Allora mi viene in mente che appunto nel 60, quando mi sono laureato, noi consumavamo 2.000 watt. Eravamo infelici, no? Stavamo benissimo. Allora, ma mica che si possa usare 2.000 watt anziché 12.000 o 6.000?
Gli svizzeri hanno fatto un referendum nel 17, due anni fa, e si sono posti questo problema. Possiamo di qui al 2050 scendere a 2000 watt? Loro sono 6000 come noi. Hanno fatto un referendum, la gente ha risposto sì. Naturalmente gli scienziati hanno convinto la gente a rispondere sì. Quindi si può scendere a 2000 watt. Infatti la chiamano la società dei 2000 watt. Forse dovremmo fare così anche noi, nessuno ce lo dice. Comunque, a questo punto c'è un altro problema che è l'ultimo. Come faccio a diminuire il consumo energetico? Perché mi dicono di farlo, mi dicono che si può fare, ma come faccio? Allora ci sono due modi per diminuire il consumo energetico. Il primo è agire sulle cose, cioè vuol dire aumentando l'efficienza di tutto quello che uso, per esempio l'efficienza delle automobili, le lampade, mettere quelle più efficienti, mettere il cappotto attorno alla casa. L'efficienza delle cose. Chi studia questi problemi, che sono importanti, c'è molta gente che li studia, ci dice, guardate che l'esperienza dimostra che aumentando l'efficienza delle cose spesso non si ottiene una riduzione dei consumi. C'è un cosiddetto effetto rimbalzo, perché noi siamo fatti così, noi uomini fatti così. Per esempio, un esempio che fanno un po' assurdo, ma insomma, è che dice, se io ho un'automobile che consuma troppo, non è ecologica, i miei amici mi fanno la testa così, mi dicono cambia automobile, prendi una più ecologica, faccio questo, compro l'auto più ecologica, sono così fiero di avere l'auto più ecologica che alla fine dell'anno ho girato più dell'anno precedente. Allora ho consumato più energia. E si potrebbero fare tanti esempi così. Allora, chi studia queste cose dice che sì, va bene, si può agire sulle cose, però è meglio agire sulle persone, cioè diffondere nelle persone una cultura della sufficienza e della sobrietà, cioè che non serve poi consumare quando non c'è bisogno, e quindi spiegare bene i benefici di una vita che usa meno le cose. Quindi le automobili prima vanno usate di meno. Dopodiché, se l'automobile è anche efficiente, meglio. Poi, così lo stesso la luce. Prima va usata di meno, poi se le lampade sono efficienti, meglio. E quindi, ecco, che con questo modo si potrà, appunto, se ce la facciamo, o qualcuno ci costringerà a farlo, quindi bisogna prima mirare alla sufficienza della sobrietà, poi all'efficienza. Perché così facendo, se uso meno le cose e sono più efficienti, ho un guadagno doppio. Sto finendo, allora ecco che siamo, diciamo, in un percorso dove sostanzialmente, se vogliamo mantenere in vita il pianeta, e quindi noi che ci siamo sopra, quelli che verranno dopo di noi, quindi se vogliamo un futuro sostenibile, ma il futuro o è sostenibile o non sarà, quindi come dobbiamo fare? Tre transizioni. La prima, ho già detto, sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili. Ce la faremo, ci vorrà un po' più di tempo. Qui che questo agli attori, la politica, sempre, la scienza perché deve darci i mezzi, le persone perché devono convincersi. Altra faccenda, adottare il modello dell'economia circolare, anche qui gli attori sono la politica, le industrie, la scienza, le persone. Guardate che per le persone l'economia circolare vuol dire semplicemente fare la raccolta differenziata, che è una cosa importantissima. Poi, naturalmente, c'è il problema di abbattere le disuguaglianze, e qui abbattere le disuguaglianze siamo tutti coinvolti. Allora vi lascio però con un'altra fotografia, che è questa, dell'Africa. Ecco, vedete l'Africa? L'Africa è molto povera, ma anche molto ricca di risorse. Oggi è tutto buio, lo vedete? Non ha elettricità. Senza elettricità non ci può essere progresso economico, scientifico, politico, culturale, no? Quindi, oltre alle tante ricchezze che ha di minerali, l'Africa è benedetta dall'energia solare. Allora ecco cosa bisogna fare in Africa. Sviluppare le energie rinnovabili. Quindi, appunto, in Africa sviluppare, per esempio, il fotovoltaico è quello che salverà l'Africa. Allora, secondo me,
un governo che si rispetti dovrà avere un ministero per l'Africa, perché l'Africa è la nostra vicina, l'Africa è coinvolta con noi da tanti punti di vista, possiamo andare a aiutare l'Africa e non solo andare a depredare come facciamo al giorno d'oggi con tante cose, e quindi anche per nostra convenienza. E quindi con questo appello che ho anche lanciato recentemente in una riunione politica, fate un ministero per l'Africa, mettete una persona competente e parliamo dei problemi dell'Africa. Grazie.